Buongiorno ragazzi, sono il vostro viaggiatore di quartiere. Oggi faremo un viaggio fantastico al Comics di Milano con Stefano, Andrea e i miei due amici che oggi andiamo a recuperare. Quest'oggi è il mio outfit, ma qua ci sarà un bellissimo elmo che mi sono preso circa 10 anni fa di Transformers. E pensate ragazzi che oggi il comics sarà dalle 10 fino alle 7 di sera. Vedrete cose fantastiche, vedrete molte cose. Oggi porterò anche i miei biglietti del mio canale YouTube, così la gente si può iscrivere. Let's go! Sì ragazzuoli, sono quasi le 10 e tra un po' partiremo per il comics. Ho avuto delle informazioni da amici o da qualcuno che dicono che al comics ci sarà Rocco Siffredi, i The Pork, che è un gruppo musicale che non so chi siano, ma lo ascolteremo. Poi ci saranno alcuni youtubers che mi hanno detto, ma non mi hanno detto il nome per non spoilerarlo. Poi alcuni voci degli anime, tipo le voci di Goku, Vegeta, Ax-Kelchon, quello dei Pokémon, eccetera eccetera. Oggi poi ho portato un mio fumetto preferito di un anime che tutti voi conoscete, Demon Slayer, e me lo farò firmare da una delle voci di Demon Slayer. Quanti soldi servono? Bella ragazzuoli, sono con Stefano e Andrea, i miei due amichetti, che siamo quasi arrivati al comics. Qua in macchina si dice che ci sarà un botto di gente, vero Stefano? Sì, sì. Allora, qua dietro abbiamo anche Andrea, saluta bello. Ciao. Allora, ho visto anche novità, che ci sarà anche la gara dei cosplay. Ora raga, dobbiamo trovare il parcheggio, oppure tua mamma non parcheggiare, ci lasci qui e tu vai per conto tuo, ok? Eh? Ehi? Ma pensa fiere? No, dico, tu fai così. Tu ci lasci lì, non parcheggiare neanche. Certo, buona. Ti lascio lì fuori. Che bel viale alberato. Già, bello. A dopo raga. Dite di questo posto. Cosa pensate che troveremo qua? Non lo so, forse c'è Zuma. Minchia raga, la macchina di Lupin. Eh? C'è una figata, ci sono tutte le spade. Questa è la spada di quale? Questa è la spada di 300. Minchia, è stata la spada di 300. Molto figata. Tutti gli anelli più belli, madonna. Anelli del Signore degli Anelli. Considerando che la seguiamo dal 2019, portiamo i cosplay di...
Comunque qua ragazzi vedo che ci sono tante cose bellissime, proprio fantastiche. Sei molto birbante, Ivan. Birbante tu dici? Sei molto birbante. Allora, questo è un stand, si chiama Storica. Anche l'acciaio che utilizziamo soprattutto spade d'acciaio. Sì. Storiche, risalente a 1400 come forma e come foggia. Sì. Quindi in questa occasione facciamo provare, okay, chi vuole, e inoltre facciamo un po' di dimostrazione noi con le spade d'acciaio. Possiamo fare una prova gratuita? Possiamo fare una prova gratuita? Sì. Quanti anni avete? Io ho 20 anni, loro 19. Sì, però facciamo. Perfetto. Non, essendo un evento non possiamo far provare i minorenni. Certo, certo. Però se siete maggiorenni non ci sono nemmeno. Oh, certo. Certo, scusi, sono i miei biglietti per il mio YouTube, sto distribuendo in giro. Questo è per voi. Il nostro obiettivo è arrivare a un K. Siamo viaggiatori. Vogliamo provare ragazzi? Ok. Perfetto. Figata! Grande cose! Un cantiere, pulino, frigo, scaricato un po'. Figata! Vedo che c'è la parte sotto che puoi mettere così per indossare. No, sì, è indossabile, solo che adesso l'ho tolta per prendere un po' d'aria. Sì, è totalmente indossabile. Questo qua è tutto materiale plastico, PLA, la stampa 3D, totalmente stampato. Niente, poi c'è tutto un po' di produzione dietro di 4 mesi, circa. Ci può dire qualcosa in più di questo? Allora, questo è il Mazinga Z, il Infinity. Ok. Allora, la scala è 1,60. Sì. È la versione del Mazinga che è stata fatta per quando è uscito il film. Ok. In questo modellino qua, inizialmente avevano fatto
la scala 1.144, okay, che è continuata con Grande Mazinger, il Gendritzer, il Giger, il Mazinger, eccetera. Okay. E hanno fatto anche una versione 1.60. Ok, mi sa che è proprio, cioè, tutto per tutte le parti ci sono. Allora, sì, le ali, ok, beh, anche questo simbolo, i miei fan chiedono cosa vuol dire questo simbolo. Ah, questo è il simbolo del petto del Mazinger, qui è, c'è il Brass Fire, però. Ok. Aspettate che chiudo, certo, ti abbraccio. Poi noi alla fine vediamo il nostro biglietto nel nostro canale YouTube, okay, dove trovate le nostre novità, che ci sono le dirette che facciamo dal 11-12:30 del martedì. Ok. Ok. E comunque noi siamo un gruppo di Varese, siamo Mesh Up Lab. Varese? Varese. Noi sì, siamo di Arese. Ah, va bene, io ho abitato vicino ad Arese, a Tarrazzano. Davvero? Sì, sì. Pure io sono di lì proprio. Di Tarrazzano? No, Arese, Arese. Arese, Arese. Sì, sì. Del paese prima. Vabbè, ci dica qualcosa. Allora, Mezzeplan è un gruppo di appassionati sul modellismo sì, statico. Sì, vedere questo. Facciamo tendenzialmente match, che sono i robot. Sì. Oppure anche c'è gente che fa vetture, oppure mezzi militari, carri armati. Non abbiamo una sede fissa, ma abbiamo un negozio che è del nostro amico Vincenzo, che è di Busto. Sì, Busto, qua? È proprio lui di qua, lui? Sì, sì. Ah, ok. Ci appoggiamo e praticamente ci troviamo per le fiere e quant'altro. Può dire ai nostri, quelli che ci guardano, quanto viene a costare un modello di tipo questi o anche altri? Allora, i modelli variano a seconda delle dimensioni del caso di dettaglio e anche dalle varie serie, che siano limitate o, okay, oppure no. Allora, questo ad esempio è costato circa 160 euro. Okay. E poi se dovessi fare una valutazione c'è tutto il lavoro. Poi ci sono modelli un po' più economici, che siamo un piccolo staff, siamo molto appassionati per questo e anche per quello rosso. Allora, seguilo. Adesso faccio vedere, perché le trasportate, questa qui è dentro, quello che ho fatto in foto, ed è l'RS78. Questo qui è stato fatto in un'edizione limitata per l'anime Gunpa Battalong, ed è stato praticamente commercializzato solo nel mercato americano. Ok. Quindi vedi, sì, che c'è il simbolo dell'aquila americana, i riferimenti della bandiera, sì, ed è una limited edition. Ok. Così come sono limited edition, sempre nello stesso modello. Possiamo anche venire lì, così tipo si vede meglio? Sì, vai. Lui ti aggiunge tanto, ok. Possiamo? Questa è una versione ad esempio del questo qua e questo qua, sono due versioni del Gundam che richiamano l'oroscopo cinese, una è la tigre bianca e l'altro è il drago d'acqua. Figo, interessante. Poi questa qua è una versione del Mazinkaiser, versione samurai. E beh, questo qua è il classico. Questo è l'RS78 normale, questo è il mio Gundam e questo è lo Strike. Figo. Molto bene. Vieni qua, così ci dice tutta la cosa. In pratica sono dei kit prestampati. Ok. Prestampati e precolorati.
In pratica il kit è composto da più sprue. Quanti pezzi? Da più sprue. E bisogna in pratica solo staccare i pezzi secondo le istruzioni e montarli. È tutto all'incastro, non ci vuole colla, non ci vuole nulla. Ci vogliono solo tre attrezzi in pratica: un tronchesino, un taglierino e una carta abrasiva per togliere gli eccessi. Si tagliano i pezzi, si toglie l'eccesso e si montano insieme. Poi naturalmente, se si vuole fare successivamente, si possono dare dei dettagli, dare profondità e tutto. Alcuni, poi dopo dipende anche dalla persona, da chi ci vuole lavorare, può anche riverniciarli. Grazie. Questo per oggi va bene così, grazie. Siamo molto felici di queste cose perché anche noi siamo appassionati di modellismo. Più o meno. Grazie a voi. Vai. Ciao ragazzi, oggi siamo al Comics con Marica. Michele. Ok, diteci un po' quanto serve per realizzare questo cosplay. Allora, i cosplay sono realizzati a mano, quindi vanno dai 130 150 circa per fare lame e indietro, testa, e poi comunque torna quella cifra lì. La mia invece è un po' più economica, poi vai a spendere su 3 circa 50. Ah no, tu dai il tuo papà, non è tuo papà, eccoti. Ah, il mio è un po' più economico, ho comprato la parrucca, l'ho conciata e è un po' più, vai a spendere circa 30 euro. Ok, buono. Comunque raga, vi presentiamo i personaggi che sono. Power e Denji, insomma. Oggi il vostro cavolino non c'è, perché è già trasformato, incorporato. Infatti è un 360 perché c'è il costume intero. Certo, così... allora mi sposto così mi può girare. Così il nostro interno ci fa. Gira. Bellissimo. Cioè, poi complimenti interessante per il centro. Questa è la parte centrale. Quale materiale sono fatti? Di foam. E la foam? Hai capito foam? Che è un materiale che si indurisce, all'inizio morbido e poi si indurisce. Belle, belle. Tutto realizzato a mano, dettagli, pezzo per pezzo. Molto bene, attaccato. Comunque vi ringraziamo. Grazie. Adesso il mio amico mi lascia il nostro biglietto, così vedete il video completo sul nostro canale di questa Games Week. Comics. E comunque adesso sì, chiudi il video. Grazie. Grazie. Siamo alla Comics di Milano con... dici un po' del tuo cosplay. Sono più di quelle cose qua. Ok, allora dici un po' il tuo abbinamento. Ok, questo dovrebbe essere un fucile con lanciarazzi, lanciacanate. Ah, c'è qui un fucile tamburo. Ok, poi facci un bel 360 dell'abbinamento. Ok, molto bene. Quanto ti è voluto farlo? Sono 15 anni che faccio software e costo. Davvero? Molto bene, molto bene. Quanto ti è costato l'abbinamento? Il fucile 3.000. 3.000? Il lanciagranate 2.000. E il casco? La maschera di chi sta alzando. Molto bene ragazzi, comunque la ringraziamo. Adesso il mio amico le darà il nostro biglietto, che è un biglietto che sarebbe per unirsi al nostro canale YouTube, e le auguriamo buona serata qui al Comics. E con lei? Vorrei dirsi, possiamo fare una foto con lei? Vai in altre due. Ragazzi, oggi siamo al Comics con Deadpool e oggi ci diranno quanto ci hanno messo a fare questo cosplay.
un po'. In realtà qui si può fare. Esatto, la maschera un pochettino di più perché fa dei 30. Ci volete fare un 360 per vedere la miglior. Allora? Dai. Allora, noto che, cioè, voi due però eravate nemici una volta, giusto? No, perché siete stati amanti. Come mai adesso voi siete qua in questo grande posto, come i vostri fan oggi? Esattamente. Soprattutto perché là è ancora in libertà, senza di lui siamo. Ma senza, guarda, lui ti ha salvato la vita in quell'ultima scena. Esatto. Cioè, dovresti ringraziare. Senza no, ti l'ho visto. Ma vogliamo farci un paio di foto? Sì. Ok. Cosa ne pensate intanto un po' di questo? Allora, questo io ho la spada. Allora questo, ditemi il prezzo, quanto pensate che costa? No? No, poco. 250 euro. La Madonna. C'ha anche la voce. Aspetta. La vende su. Comunque, grazie di aver visto questo video. Seguiteci, mio amico vi dà il nostro biglietto del nostro canale, che vogliamo supportare il canale di questo comics. Siamo al comics con Nazgul. Allora, dici un po', signor Nazgul, ma quale dei nove sei tu? Il re stregone di Anna. Porca miseria, ragazzi, hai la voce bellissimo. Allora, dici un po', quanto ci hai messo per fare questo abbigliamento? Quanto ci hai messo? Più o meno un anno. Un anno? Più o meno un anno. Ok. E lo sto ancora sistemando. Ah, ok, allora facci un po' vedere. Allora, abbigliamento perfetto, cioè scarpe, proprio wow. Allora, guarda un po' come sono le mani. Fatto di ferro. In pubblico abbiamo questo ragazzo vuole fare un po' di domande. Prego. È di ferro. Tutto acciaio. Allora, ci sa dire qualcosa sul prezzo? 100. 100? In serio? 100. No, vabbè. 160 più o meno. E una trentina di euro tra tutti i teli che ho al bosco. Okay, più altre robe che ho a casa che non riesco a mettere adesso, che siamo altri intorno altri 200. La voce è tanta roba. Un po' quanto costa? 70. Più? 250 euro. Furta. 250 euro al casco, questo 120, e i pantaloni sono normali, eccetera. E comunque, per domande sulla signora Anelli, ma dov'è il tuo capo? Cosa è successo? Nobita l'ha ucciso. Sauron non può morire. Ma poiché Sauron è un Maiar. Ma quei due mezz'uomini l'hanno ucciso. Non è morto. Sauron risorgerà. Allora tu sei il suo. Con la Nirnet, o meglio, chiedo scusa. Con la Dagorath. Sì. Allora, facci vedere quanto è lunga la spada solamente. Minchia, c'è anche quella che ho trafitto Frodo. Frodo. Minchia. Allora, questa è la tua cosa? Ok. Bella, ma bella. La tua dove è finita? L'hai parcheggiata? Legolas l'ha battuta. Non la tua creatura. Legolas l'ha battuta. No, ma bastardo, figlio di uno. E tanto poi è morto. Vai! Adesso prendi l'ultima parte e facciamo la tua voce. 1, 2, 3, quella che. Gurlo. Bello! Come fai avere questo. Grazie. Questo. Chiudi? Muoio! C'è ancora il signor Bush! Di Ghostbuster Italia! Ok, diteci cosa, come avete creato questo cosplay, come l'avete comprato, che io sono un fan di questo cosplay.
poster? Allora, la storia è un po' lunga, nel senso che è un progetto che parte dal 2006 e si è concluso nel 2008 per la creazione di questo stato. Quindi si fa il 360. Esatto. E ha avuto il privilegio di vincere il primo premio per miglior attrezzatura nel 2008 a Luca Comics. Wow. Quindi questo è già stato in altri posti? Assolutamente sì. Adesso nel 2008 eravamo solo un forum, invece dal 2010 abbiamo costituito un'associazione non a scopo di lucro, un'associazione culturale, lo Spaster Italia, dove ci si può iscrivere con un'iscrizione annuale e far parte dello sviluppo. Quante viene a costare questo posto? Allora, no, la parte principale è che lo zaino protonico dipende da cosa si vuole portare a casa, se è un prodotto medio-basso, solo scenico, o una replica più fedele e vicina a quella del film. Per cui si parte da un minimo di 1000 euro fino ad arrivare a 2500 euro. Molto solo bello. Lo zaino. State in calma, qual è la vostra cosa preferita? Allora, non esiste una vera posa, però va bene. La gun, che è lo strumento di cattura, si tiene. Quanti fantasmi avete catturato in questi giorni? Pochi, li abbiamo presi già tutti negli anni scorsi. Beh, anche in quest'anno ci sono fantasmi che stanno rompendo in questi giorni, e quindi c'è già questo. Ma proprio guarda quanti. Allora, questa è una replica fatta da me manualmente. Molto bella. Questa invece è il giocattolo che si riesce a trovare in vendita praticamente. Come il suo zaino anche, è della Spirit Halloween, e anche questo è un prodotto che si riesce a trovare in negozio. Ho dato anche gli occhiali. Sì, Google, sì. Questi dove li hai presi tu? Questi qua sono dei giocattoli, si trovano su Amazon, e li ho ridipinti. Anche lui arriva dall'America, la tuta si trova, cintura, vari badge, il tessinamento della nostra associazione, una trappola dove catturiamo i fantasmi. Molto bello. E qua dentro tengo qualche campione di ectoplasma. Perfetto. E niente, questa qua è una, si chiama Neutrona Wand. E anche lui ha l'ugello estraibile. Anche questo molto bello. E quindi voi fate cosplay da quanto? Allora, noi non siamo cosplayer ma costumer, e niente, lo facciamo per passione. Abbiamo più che altro il discorso dell'associazione, dove frequentiamo questi tipi di ambienti. Comunque vi ringraziamo di questa intervista. Trovate questa intervista sul nostro canale YouTube, dove io e il mio piccolo staff faremo una piccola replica, ed è tutto quello che abbiamo fatto qua. E vi ringraziamo molto. Adesso vediamo il nostro YouTube. Va bene. E prima che vediamo questa clip, cosa ne pensate di questo? Gioco da ragazzi, tutto comprato. Tutto questo film. Invece è con la voce. Lo so, però si vince facile comprando. No, questo proprio c'è. Che l'ho fatto mio padre, è proprio una volta lavorato questa tinta che mi fa questo. Ah, beh, allora tanto di cappello. Parlando di questo vuol dire che te hai fatto tutto questa maniera, ah, okay. Tutto il dettaglio, le tinte con la voce qua sotto che c'è il microfono, e può anche fare tipo la bella.